quelli che vanno al mare a dormire, quelli sì che puoi riposare. Dormi bello, se il mare chi ti può disturbare, più che bello, che ha fare. Allora, come si dorme al mare? Beh, è inutile dirvelo, ci si mette lì, sì, con la tua bella sdraio, ti stai, ti fai la tua bella pedichella, anche se c'è un po' di vociare, un po' di vocio. C'è il chiacchiericcio. Chiacchiericcio. Il chiacchiericcio come ti concilia il sonno, come ti metti lì, ti sarai, comincia a dormire, signore, tutto basso. Signore, è tutto quiete lì. Signore, massaggio. No. Tatuaggio, faccio tatuaggio. No, faccio la mia pedichella. Faccio tatuaggio, massaggio. No, grazie, faccio la mia pedichella. Allora torno dopo. Sì, oh, che meraviglia. Dormi al mare. Coco bello! Coco bello! Vabbè, poi però ci si riposa. Ah! Che pace, che relax. Signore, compra la precedente orologio. No, non lo voglio, no. Accendino in forma di gesso. No! Le chiavi. No, no. Maiale quello che fa la cacca. No, voglio dormire. Voglio dormire. Torno dopo. Che quiete, che pace, che relax. Signore? Il pallone sotto lo blellone, me lo puoi dare? Sai dove mettere il pallone? Grazie. Finalmente. Ah, che pace. Il mare, stare al mare. A dormire. Prova. Ore 15, tutti al ballo, giro dell'isola, anzi dell'isolato, con la motonave Marinella. Bello, sai cosa ti dico? Io sto qui, sto in città, c'è la crisi, non mi va, sono allergico ai liscio, alle alghe, ai pedalò, ai birrighe, ai ragazzini, sulle dune, con gli street, facci tu, io sto qui, vado io alla città. Quelli che c'hanno i piedi dentro al mare, che poi spiaggia c'è l'animazione, e li puoi sfognare tutto il giorno a giocare, che roba, che bello, che affare. Si può sfumare di questa musica meravigliosa. Io vorrei annunciare il primo talento di questa sera, signore e signori, con noi questa sera, il signor Mister Eugenio Simona. Simona! Vediamo qual è il viaggio di un giovane che si laurea, quindi tu sei laureato un po' di anni fa, quanto? Sì, nel 2010. Hai cercato lavoro. Esattamente. E cosa hai trovato di bello? Ho trovato qualche lavoretto come giornalista freelance nel settore musicale e culturale. Sì, perché ti interessi così. Sì, esattamente, infatti. Sì. E la mia ultima occupazione è stata nel settore della consulenza aziendale. Ah. Sono stato lì qualche anno. Pagato. Insomma, quando capitava. Quando capitava, ormai cioè, tu sei stato lì qualche anno e quando oggi ce la paga! E vai, sfumante. E poi, poi lì a bere birrini. Dopodiché ho hai iniziato la carriera da artista, da attore, e quindi hai fatto un corso? Ho deciso di fare un corso di amministratore di condominio. Ecco, perfetto. Importantissimo, ogni sera noi abbiamo in giuria la critica, come volete sapere tutte quelle boiate di talent show. Ci sono i critici. Allora, scusa un attimo, li presento subito, poi torniamo. Sì. Eccoli, sono qua in prima fila. Allora, buonasera, abbiamo il signor Massimo, Viviana e Ada. Ecco, loro sono tre esperti, tu del settore? Lì delle cazzate. Spettacolo. Mentre musica. Arte. Spettacolo. Musica. Allora, voi poi darete, dovete dire quelle scenizze che volete, quelle boiate. Va benissimo. Okay. Allora, ci siamo. Bene. Culturalmente centrato, perfetto, voi siete anzi, noi in queste serate scopriamo delle cose veramente meravigliose, perché ci sono persone che fanno delle cose. Oh, Madonna, credete che mi è accaduto, ho capito, ma sarà meraviglioso. Di notte su di un ponte, certo, guardavo l'acqua scura. Senti, ma noi vogliamo fare lo spettacolo con la dannata voglia, ma non è il festival di Sanremo, un tuffo giù. Sì, allora, però belli, positivi, allegri, esatto. Oddio, qualcuno alle mie spalle, ecco, forse un angelo vestito da passante. Grazie. Mi porto via dicendo. Ragazzi, io non so come fare, non trovo un interruttore dove spegnerlo. Allora, che è sta roba? Che è sta cosa? Cos'è sta roba? Meraviglioso. Oh, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Guarda, me li stai distruggendo, non hanno più. Meraviglioso! Si stanno svenando! Perfino il tuo dolore! Va bene, Berto! Potrà apparire un po'.
meraviglioso. E vabbè, e quando parte? Ma guarda intorno a te, sì. Che doni ti hanno, grazie, fatto. Ti hanno inventato il mare. Guarda che ti seguono. Tu dici, non ho niente. La sanno tutti, non è possibile. Ti sembra niente il sole. Ma vedi che tu sei fatto la vita per cantare l'amore. Va bene, tutti insieme. Meraviglioso. Bravo Berto, meraviglioso. Bravo Bertolino, dove ti si spegne? Se un interruttorino lo troveremo. Va bene. Meraviglioso. E meraviglioso sarà sicuramente il nostro prossimo talent. Sì, se poi vuole fate un applauso pietoso. Grazie. Lo merita. Questo è un ragazzo, sì, vuol dire adesso su, vuol dire, crisi, insomma, su questa, è un po' timido, lui non voleva venire, ecco. Poi noi gli abbiamo detto dai, vieni assolutamente, devi venire, e allora basta, andiamo subito a presentarlo, sì. È il terzo talento di stasera, sì. Secondo, signor, stasera, secondo, scusate, sì. Il signor Tito. Tito. Dicevo, lei è a Castelmaggiore, cosa fa nella vita? Cosa, sì, fa? Ho una gelateria. Gelateria? Gelati? Sì. No, io faccio le macchine per fare i gelati. Ah, fa le macchine? Con la gamba mi è rimasta. Ah, la macchina. Stavo mantecando il pistacchio. E quindi adesso nel settore. Quindi, come l'affronta questa crisi lei? Bene. Come bene? Siamo una pensione. Ah, no, ho capito. Sì. Ma dico, ma questi ti accompagno anche da solo. Ah, si accompagna, certo. Ma non sente crisi, non la sente la crisi. Asmoblash la crisi, Aspetta. Si deve mettere un po' per lavorare, capisci? Senta. Signor Tito. Allora. È meglio. Faccia, ecco, guardi loro che è meglio. Cioè, è l'unico uomo al mondo che riesce a far impazzire con gli occhi. Allora. E mi fanno ricordare la meraviglia delle persone anziane, dei nonni. Ho avuto la grandissima fortuna, ma davvero la considero veramente una grandissima fortuna, di conoscere tutti e quattro i miei nonni e di vivere una grande parte della mia vita con loro. Adesso purtroppo non ci sono più, ma ho vissuto veramente una parte importante della mia vita. Volevo fare, poi voi più o meno li avete conosciuti, ma Volevo farli conoscere. Avevo i genitori di mio padre, la nonna si chiamava Alice e il nonno si chiamava Marino, 55 anni di matrimonio. Il nonno era arrivato ad una sua filosofia, cioè tutte le volte che la nonna gli chiedeva qualcosa, ma qualsiasi tipo di cosa, lui rispondeva con du marron, ma attenzione, ma si amavano prima, c'erano le telefonate ai babbi e agli zii, una volta non c'erano i cellulari, neanche nelle case al mare c'era il telefono, bisognava andare sulla spiaggia, nel gabbiotto del bagnino c'erano i telefoni. E le telefonate della mia famiglia erano più o meno così. Quando dico questo, mio padre si incazza mica da poco. Pronto? Come va? Bene. Tutto bene? Sì? Bene. Voi? Bene. Noi? Bene. Fa caldo? Sì? Anche qui? Ci vediamo venerdì allora? Sì? Bene. Tutto bene? Bene. Nella vita, sì, perché sono stonato, però se potessi una volta cantare, dire, non dico, ma cantare, manca solo quello, ma no, perché il fisico è perfetto, si può vedere, diaframma, no? Vedete, va su, va giù, è quello che è. Però io poi, cioè, sapete, adesso faccio un corso di arabo, c'è sta musica araba, è di una bellezza, ci sono queste sinfonie e le parole, se voi riusciste, ma che ti ho fatto vedere l'altro giorno, che ti ho fatto la canzone, sì, la traduzione, l'ho vista, e tu l'hai imparata, ma poi perché non è difficile, infatti poi l'arabo poi è molto molto, ma dai, li fai per, non tanto per cantare io perché sono negato, ma per fargli sentire la bellezza del testo arabo, certo, melodia e la traduzione, perché le parole sono belle, ragazzi, mi date una mano, è facile, ma perché cosa quella araba, lì è esatto, e il ritmo è sempre lo stesso. Se volete potete ballare, potete tirarvi su le camicie, ma cosa? Alza del vento, viene bene, così.
concentratevi, ascoltatevi. Questa mattina mi sono svegliato, mi sono affacciato alla finestra, ho visto la piazza gremita di persone e ho rivolto il mio sguardo al minaretto. Ciao! E tu, tu uomo, puoi anche tu a questo punto dare adito alle tue melodie e lanciare con grande gioia, come vuole la tradizione araba, il nostro prossimo talento, un talento meraviglioso, un talento che musica più musica di così si muore. Ragazzi, siete pronti? Perché il nostro nuovo talento di questa sera è lei, è Sara D'Angelo! Che ce la farai? Ma che mestiere fai, Sara? Io faccio la performer. Performer. Come lavoro? Trapani, fa trabuchi, performer. Cose di... Che lavoro fai? Cioè, voglio dire, che lavoro fai? Performer significa intrattenitrice. Di spettacolo, di recitazione. Sbombero cantine. Tutto quello che noi. Sei come noi. Abbiamo mettere su terze. Allora, però la cosa particolare è che lei è bravissima nel musical. Questo che musical è, questo pezzo che fai? È il... Allora, questo musical è She Loves Me. She Loves Me. She Loves Me. Quello lì, il musical dei Beatles, se l'avete visto. No, è facile, per chi ha visto C'è Posta per Te, è la storia, quella lì. Ah. Dear friend, I am so sorry about last night. It was a nightmare in every way. But that isn't like him. I've seen this song. The fondness never ceased. The fondness never ceased. It's been a most peculiar day. The fondness never ceased. The fondness never ceased. Oh, what was I doing? I am so sorry that it's Sunday. I was not playing here, but you better know there was nothing Sunday. I sat there waiting in that cafe and never guessing that you were fat. You were near. You were outside looking bold. Oh, bold, oh no. Gosh, you stupid. Dear friend, I am so sorry about last night. Last night, I was so nasty. Well, he deserved it. Even so, that George is not like this George. This is a new George that I don't know. Somehow it reminds me of the Pacheco and Mr. Moore. Right before my eyes, a man that I despise, a man to a man I lie. It was like a dream, as strange as he may seem. Oh,
Poi si canta, ecco, adesso la sigla, la scritta lui, facilissima, la potete imparare, facile, Ciao, buonanotte, bye bye. Facilissimo. Ciao, goodbye, ciao, goodbye. Buonanotte, bye. Provate con noi. Ciao, buonanotte, bye bye. Ciao, buonanotte, bye bye, poi ciao, goodbye. Ciao, goodbye, ciao, goodbye. Buonanotte, goodbye. Ah, bella festa. Ciao, buonanotte, bye bye. Ciao, goodbye, ciao, goodbye, goodbye, ciao, goodbye. Allora, grazie a Stefano Micocchi, ovvero Vito! Grande!